Concluse le caratterizzazioni presso l'ex area Sensi del porto di Crotone, un'area in cui si stanno svolgendo i lavori e che saranno terminati, come ha affermato il presidente dell'autorità di sistema portuale Andrea Agostinelli, entro l'estate del 2024. Lo ha detto in un'apposita conferenza stampa insieme al sindaco Vincenzo Voce, a Domenico Morelli, comandante della Capitaneria di Porto, e Alessandro Guerri, dirigente dell'autorità portuale e delegato per l'infrastruttura di Crotone. È iniziata la riqualificazione dell'area di istmo tra il Porto Vecchio e il Porto Nuovo, e che è il primo step di riqualificazione del, diciamo, le idee nostre di pianificazione, progettazione e realizzazione dei lavori per la riqualificazione e recupero del Porto Vecchio, per garantirne maggiore accessibilità turistica ed in generale per integrarlo maggiormente nel contesto della città. E che, a cui seguirà entro l'anno l'appalto invece dei lavori più grossi, che vanno, per intendersi, dalla Capitaneria fino alla Piazzale Marina d'Italia, passando per tutto il lungomare Porto Vecchio e il Molo Sanità, che quindi, diciamo, quella è per il Porto Vecchio la nostra attività strategica. La progettazione è chiusa. La fase di conferenza dei servizi, abbiamo tutti i pareri favorevoli di tutti gli enti, quindi entro l'anno faremo la gara e è una bella notizia. Il dragaggio del bucatura del Porto Vecchio è, diciamo, un problema già avviato a soluzione, perché rientra nell'affidamento del prolungamento del cosiddetto lanternino, che prevederà anche la rimozione delle sabbie che attualmente ostruiscono l'accesso. E la progettazione risolverà il problema di insabbiamento, quindi si auspica che, oltre a rimuoverlo, e poi, diciamo, il fenomeno non si generi più, è già stato affidato e è conclusa la fase di progettazione, un appalto integrato, quindi senza soluzione di continuità tra progettazione e esecuzione. È in fase la verifica del progetto, che però è già stato, diciamo, dall'aggiudicatario terminato. Questo è un lavoro ancillare alla ristrutturazione e riqualificazione del Porto Vecchio. Voi lo sapete, per me è una priorità assoluta. Nell'estate 2024 daremo alla città una nuova immagine del Porto Vecchio. Io sono molto orgoglioso di quello, ma non solo. Parliamo anche di una progettualità più avanzata. Ieri mi sono incontrato a Giovino, a Catanzaro Lido, con il commissario dell'ARPACAL, il generale Errigo. C'è un rapporto di sinergia, di collaborazione eccellente con ARPACAL, e naturalmente lo scopo dell'incontro è stato quello dell'approfondimento dei fondali del porto commerciale di Crotone, problematica molto, molto, sapete, molto pesante, molto dibattuta. Però è stato un incontro molto proficuo e noi stiamo lavorando per ripristinare i fondali del porto commerciale, anche e soprattutto in vista dell'ingresso di navi sempre più grandi, navi da crociera in particolare. Cosa c'è nei fondali? Beh, voi sapete che noi abbiamo appena appaltato un piano di caratterizzazione complessivo del porto commerciale. È un impegno importante, un impegno economico molto importante, e dopo che le caratterizzazioni saranno ultimate, potremo con ARPACAL stabilire cosa, no, è necessario fare a seconda del grado di inquinamento che troveremo. Dopo la bonifica, i materiali dove saranno smaltiti? Appunto, bisogna vedere se basterà la cassa di colmata che noi abbiamo già progettato o sarà necessario un altro tipo di smaltimento. Da qui a breve inizieranno anche quelli importanti. Tra questi c'è certamente la nuova caratterizzazione del porto nuovo, c'è la caratterizzazione dell'area Sensi. Ieri ho sentito il direttore del Dipartimento Provinciale di Crotone, il dottor Aloisio, ed è in corso la validazione dei risultati. Cosa significa? Significa che hanno fatto le analisi, hanno fatto la caratterizzazione, e ARPACAL, con i campioni che sono stati assegnati ad ARPACAL, fanno la verifica sulla bontà di questi accertamenti. Poi c'è la situazione del Porto Vecchio, ed è in corso anche su questo progetto la validazione da parte dell'autorità portuale. Hanno ottenuto tutte le autorizzazioni. Io, per darvi contezza di cosa ci sta dietro un progetto che sull'area demaniale o portuale, immaginate che solo per la piscina abbiamo avuto il parere di 8 enti, per cui anche noi, per esempio, siamo alla fase finale. I progettisti stanno modificando il progetto in base alle prescrizioni che hanno avuto da tutti gli enti. Quindi
apparentemente i lavori che vediamo sono poca cosa, ma da qui a breve inizieranno veramente i lavori importanti. Senta Sindaco, in caso di bonifica i materiali dove saranno smaltiti? Ma questo è competenza della ditta che dovrà individuare un sito idoneo per lo smaltimento. È chiaro che si riferisce all'area Sensi, lì i volumi da trattare, da smaltire sono relativamente pochissimi rispetto a quelli che siamo abituati a conteggiare sul SIN dell'area industriale. Guardi, no, ancora no, perché l'avevo chiamato ieri proprio per avere notizie, perché in realtà, non so se lo ricordate, la nuova caratterizzazione l'avevamo richiesta nell'ambito delle conferenze di servizi proprio perché alcune analisi davano indicazione su un abbassamento del livello di contaminazione dell'aria. In tutti i casi, trattandosi di idrocarburi, questo è plausibile, a differenza di quanto avviene magari sui suoli del sito di Pertusola contaminati da metalli pesanti. Io non allora sull'area Sensi, ma in questo poi i dettagli li spiegherà il dottore Guerri. Sull'area Sensi si farà un concorso di idee, quindi l'area, mettiamolo in questo modo, sarà a disposizione di architetti, presumo, immagino anche di fama internazionale, per cui sarà valutato il miglior progetto e in base alla caratterizzazione e al livello di contaminazione poi si deciderà che fare. Questo perché ad oggi il tipo di bonifica non è stato definito, perché questo sarà fatto in base appunto alla contaminazione.